Ok, bentornati su Italian BJJ, abbiamo qui Luca Caracciolo, bentornato, grazie per essere qua. Ciao Marco, grazie a te, grazie mille. Allora, Grazie dell'opportunità di grazie a te. farci. L'argomento oggi è super piccante, anche oggi è super piccante. Ovviamente facciamo una super premessa, non stiamo qui per denigrare nessuno, tutti gli sport vanno bene. Ma chi meglio di te può dirci perché dal judo Certo. si passa al jiu-jitsu? Sì, perché allora la questione è sicuramente abbastanza ampia. Direi che dal judo si passa al jiu-jitsu e talvolta dal jiu-jitsu ci si avvicina al judo. Indubbiamente non per praticarlo a tempo pieno e non come unica attività, ma come complemento il più delle volte. Direi che possiamo parlare delle differenze che ci sono, a mio avviso, principali tra il judo e il jiu-jitsu, Certo. e quali sono poi dopo le motivazioni per il quale un praticante di jiu-jitsu dovrebbe eventualmente avvicinarsi a provare anche a praticare il judo Assolutamente. e viceversa, che comunque sono due arti marziali molto legate tra di loro, attinenti e per certi versi anche molto simili, per certi versi. Innanzitutto, la premessa principale che voglio fare è che nel mio caso l'avvicinarmi al jiu-jitsu dopo aver praticato il judo per tanti tanti anni e fatto anche insomma a livello professionistico è stata proprio la curiosità dell'avvicinarmi a qualcosa di diverso. Nell'anno che mi sono avvicinato io, stiamo parlando del 2010, credo che più o meno soltanto Tommasetti, che io conosco, avesse fatto questa transizione. Quindi per noi del judo il jiu-jitsu non era così comune e conosciuto come lo è adesso. Adesso indubbiamente è molto più conosciuto anche grazie alla copertura mediatica che c'è, agli eventi, senza dubbio anche grazie all'MMA. Io avevo un caro amico, ho un caro amico di Cipro che è Andrea Sacniotis, che è insomma, il fondatore dell'Accademia Palestra Jiu-Jitsu a Cipro. E lui viveva qua in Italia e faceva judo, anche lui faceva judo da professionista e si era avvicinato al Jiu-Jitsu. Prima a Cipro e poi ha continuato a praticarlo a Milano da Andrea Baggio, e appunto spesso mi parlava del Brazilian Jiu-Jitsu. Io lo conoscevo giusto per sentito dire perché avevo visto qualche evento, i primi UFC, quindi avevo visto così casualmente Royce Gracie, ma non lo conoscevo molto bene. Abbiamo avuto modo di allenarci insieme qualche volta a terra, quindi lottando a terra, e ovviamente, cioè, uno è abituato a lottare forte nel judo per tempi brevi, quindi una grande intensità nella lotta a terra, ma non, mi sentivo completamente inutile lottando a terra con lui. Quindi già lì ho capito il valore di quello che faceva. Mi ha incuriosito, ovviamente, perché comunque io ho uno spirito competitivo, quindi quando sono in grossa difficoltà in qualcosa voglio cercare di capire anche il perché. E ovviamente mi incuriosisce, no? Quindi mi sono incuriosito molto e io vivevo a Roma e gli ho chiesto a chi potessi rivolgermi. Lui mi ha indicato Federico, che al tempo c'era anche Andrea Verdemare, c'era Simone Franceschini, e sono andato a trovarli, ho provato e da lì non ho più smesso, mi sono divertito moltissimo. Ora, i motivi per il quale ho cominciato è proprio semplicemente perché mi sono divertito nell'ambiente, sentivo un ambiente un po' diverso rispetto a quello là a cui ero abituato io. Ma il motivo per il quale ho continuato e per il quale poi la maggior parte dei praticanti non smettono più è lo stesso, è il motivo comune per tutte le persone che si avvicinano al jiu-jitsu, anche se non vengono da altre arti marziali, è che in primis ne capisci la validità sotto l'aspetto del combattimento in generale. E mi ricordo che ai tempi mi interessavano anche le arti marziali miste, quindi capivo ovviamente l'importanza del jiu-jitsu nella parte a terra, che era molto più limitata nel judo.
E anche l'ambiente delle competizioni, io sono sempre stato un competitore nel judo e poi lo sono diventato anche nel jiu-jitsu, ma era un ambiente completamente diverso. Oggi, al contrario, molti lottatori di jiu-jitsu si stanno avvicinando a praticare il judo per complementare appunto la lotta in piedi, e non per fare unicamente judo. C'è una grande differenza tra il judo e il jiu-jitsu in termini di longevità e in termini di fruibilità nella vita quotidiana intesa come arte marziale. Cioè, ormai il judo oggi, nonostante è ovviamente un'arte marziale, è più volta sotto l'aspetto sportivo. Molti bambini iniziano a fare judo, poi quasi inevitabilmente finiranno perché o raggiunge determinati obiettivi, tende a appunto andare avanti, altri magari a volte smettono e preferiscono fare altro. Però è uno sport, passami la parola sport, molto difficile, molto duro in termini di infortuni talvolta. Ora so che alcuni puristi del judo non condivideranno, però se è fatto a livello agonistico, come un po' tutti gli sport agonistici, è molto duro. Quindi io non consiglierei probabilmente a mio padre di iniziare a far judo, ma senza dubbio gli consiglierei di iniziare a far jiu-jitsu, non perché è più semplice, ma proprio perché la componente, il regolamento e l'aspetto del lottare a terra fa la differenza. Insomma, cadere 50-100 volte in un allenamento non è semplice e non è salutare, senza dubbio. Sicuramente io vedo dall'esterno che è molto veloce come proprio esecuzione, come pratica, no? L'hai detto anche tu all'inizio, quindi sicuramente questa cosa della velocità è un po' come calcio e calcetto, ci sono molti più infortuni nel calcetto perché appunto è molto più veloce la pratica. Veloce, soprattutto l'aspetto della preparazione atletica fa una grande differenza, perché il ragazzo che vedi nelle competizioni di judo ad alto livello ha iniziato, come tutti gli altri competitori, ad un'età che va dai 5 ai 6-7 anni, e quindi è ormai già un atleta formato quasi completamente sotto l'aspetto tecnico quando arriva a 18-19 anni. Il judo tecnicamente ha sicuramente meno opzioni rispetto al jiu-jitsu, e quindi mi sento di paragonarlo un po' più alla box, nonostante siano due sport di tecnicismo incredibile, però insomma l'aspetto dell'essere in forma fa una grande differenza. Ovviamente l'aspetto mentale, ma l'aspetto della forma fisica nel judo fa una grande differenza. Cioè, per quanto uno possa essere molto bravo tecnicamente, ha una grande esperienza, se abbassa sostanzialmente il ritmo degli allenamenti, magari è arrivato a 38 anni come sono arrivato io, a fare un randori di judo con un ragazzo di 18 anni, che magari tecnicamente è anche più acerbo, ma è nel pieno della sua forma, è un problema. Sente una grande differenza. Al di là dell'aspetto infortuni, è un problema, sì, è un grande problema. Questi ragazzi che fanno judo hanno una preparazione atletica incredibile, mostruosa, veramente. Si allenano tanto, 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 sia proprio sul judo, ma anche la preparazione atletica che hanno è di altissimo livello. Come anche i lottatori, come anche chi fa lotta libera, greco-romana, certo, folk style, l'aspetto della preparazione atletica è importante. E di conseguenza anche l'età e il peso. Nel judo, ecco, un altro aspetto che mi è piaciuto molto del jiu-jitsu è la possibilità di potersi confrontare con persone di un peso differente. Perché quando sei un ragazzo di 1,90 m per 100 kg, non hai mai sentito questa mancanza di avere la capacità o la possibilità di lottare con qualcuno di più piccolo di te, perché non hai questo problema. Ma quando sei una persona che è leggera, negli allenamenti del judo non ti sogni proprio di fare un randori con qualcuno che ti dà 20 kg. Cioè, io e Ivan Tommasetti ci vedevamo spesso agli allenamenti, ma ci salutavamo all'inizio dell'allenamento e spogliatoio. No, non lottavamo assolutamente insieme, non facevamo randori insieme. Sarei stato inutile io per lui, e lui sarebbe stato
probabilmente pericoloso per me, sì, assolutamente. Mentre nel jiu-jitsu c'è la possibilità di farlo anche in modo, oltre che divertente, ma di farlo anche in modo, diciamo, di riuscire a performare, ecco, di riuscire a performare con qualcuno che è più pesante di te. Ovviamente se c'è una grande differenza tecnica, ma nel judo, anche se c'è questa differenza tecnica, la persona è molto più forte, molto più pesante, è dura, è dura. Molto interessante, Luca. Prima di concludere faccio una domanda così a bruciapelo. E rifaresti questo, sì, passaggio? Cioè, tornando indietro, torneresti a fare jiu-jitsu? Ritornando indietro, inizierei a fare jiu-jitsu molto prima. Se io avessi iniziato a fare jiu-jitsu prima, credo che avrei avuto un grande contributo nella lotta a terra per il judo, quindi indubbiamente sarebbe stato un grandissimo beneficio proprio per i risultati delle competizioni di judo. Ultimamente invece mi sto curando di riprendere un po' il judo, perché mi rendo conto che ti dà un ritmo diverso, quindi ti aiuta molto anche nel jiu-jitsu. Inoltre c'è un aspetto che vorrei trattare brevemente senza polemizzare, sì, non è una polemica, assolutamente, ma no, credo che il judo ha sicuramente qualcosa da apprendere dal jiu-jitsu, soprattutto a livello mediatico e divulgativo, ma il jiu-jitsu ha alcuni aspetti che dovrebbe prendere dal judo per crescere in termini di professionalità, e senza ombra di dubbio l'etichetta che si ha alle competizioni, il rispetto proprio delle figure che ci sono all'interno della competizione, questo è nel judo è indissolubile, cioè non, nessuno può parlare o urlare all'arbitro, nessuno può avvicinarsi troppo all'area di gara, è un pubblico molto educato, diciamo così, non si può offendere gli avversari e altre cose, cioè anche per quanto riguarda l'aspetto proprio della conduzione in accademia, io in accademia da me non tengo la severità che c'è in un'accademia di judo, però cerco di avvicinarmi il più possibile a certe norme dell'etichetta del judo che siano importanti, e purtroppo nel jiu-jitsu molti praticanti che iniziano da adulti purtroppo queste etichette non l'hanno potuta conoscere, quindi la più grande difficoltà è quando ti trovi a insegnare judo agli adulti e jiu-jitsu agli adulti, è che gli adulti che hanno iniziato a fare jiu-jitsu hanno iniziato da poco tempo, e gli adulti che fanno judo già da almeno 15 anni, hanno un comportamento senza dubbio più consono all'ambiente nel quale si trovano. Sono molto contento, però ripeto, che tanti atleti adesso si stanno avvicinando al judo, probabilmente grazie anche a figure come Mika Galbao o altri competitori di altissimo livello che utilizzano il judo nelle competizioni, e quindi stanno effettivamente vedendo il valore dello studiare il judo in modo più accurato. Senza dubbio anche grazie a John Danner, che ne fa sempre una grande pubblicità per motivi poi propriamente tecnici. Sì, si vedono, io vedo molte spazzate, c'è un ritorno a questa tecnica che passano, si insegnano ai bambini, no? Sono le prime cose, e sicuramente è merito, i media fanno da padrone, e sicuramente questa migrazione, i bambini adesso chiedono di fare jiu-jitsu, io c'ho bambini miei che ai genitori dicono vogliono fare jiu-jitsu, ecco, sicuramente è merito dei media. Sì. E ma invitiamo i nostri compagni del judo e amici del judo a sfruttare questo canale dei media per farsi notare, che comunque sia, ecco, dovrebbero, fa bene per tutti, dovrebbero. Il judo è carente in questo, sì. Il judo è carente un po' nell'aspetto del divulgativo dei media. Adesso la federazione italiana, la FILCAM, sta incominciando a divulgare di più, però comunque non hanno ancora quella struttura mediatica che c'è nel jiu-jitsu. Indubbiamente sarà ovviamente una cosa che dipende anche dagli introiti e dai soldi che muove un evento, no? È molto più difficile trovare qualcuno che paga una pay-per-view judo piuttosto che per vedere l'IBCC. Certo. Però c'è comunque la pay-per-view, però indubbiamente, ripeto, a meno appeal, se non per qualcuno che fa già giù.
Mentre nel jiu-jitsu anche una persona che non è un esperto di jiu-jitsu, e ovviamente i praticanti di jiu-jitsu oggi sono tantissimi, sì, vede molto volentieri un campionato come il DCC, come il mondiale. E queste persone che ci sono adesso nelle competizioni di jiu-jitsu riescono a muovere tramite interviste o video, videoblog, eccetera, eccetera, podcast, il movimento, proprio perché sono molto seguiti. Ripeto, un John Danaher che esprime il suo parere riguardo all'utilizzo di determinate tecniche, quindi esprime un suo favore per le tecniche di judo piuttosto che per le tecniche di lotta, ovviamente influenza molto i praticanti, perché adesso i praticanti incominciano a vedere l'importanza del farlo, probabilmente perché l'ha detto John Danaher. Quindi adesso in molti utilizzano appunto spazzate, si vede qualche uchimata, qualche araigoshi, insomma, qualche seori in ginocchio. E ripeto, il tutto viene mosso dai media, questo senza ombra di dubbio. Sì, ovviamente. Luca, io ti ringrazio. Ti ringrazio per il tuo tempo, grazie per il tuo contributo e ci vediamo alla prossima. Grazie mille Marco, grazie. No, voglio ringraziarti per il lavoro che stai facendo, perché mi rendo conto che non è facile e che soprattutto certe volte è molto frustrante, perché comunque ti scontri con tante realtà differenti, tanti modi di vedere differenti, polemiche senza dubbio, perché quando fai qualcosa per il pubblico è impossibile essere esenti da polemiche, però il lavoro che stai facendo è molto importante per tutti noi, perché più si parla di jiu-jitsu e più si fanno parlare le persone che fanno jiu-jitsu, è meglio è per tutti, al di là di chi siano, del team, del modo di vedere le cose, del pensiero, ognuno ha il suo pensiero che può essere condivisibile o meno, però va rispettato, e comunque si parla sempre di qualcosa che è nell'interesse di tutti quanti noi. Io quello che ti dico è innanzitutto grazie. E quindi questo è molto importante, mi rendo conto delle difficoltà. È molto difficile e ecco, soprattutto io non voglio fare un certo tipo di comunicazione dove vado a creare il trash talking, dove vado a creare la polemica, vorrei che comunque sia ci fosse la necessità di fare dei dibattiti comunque sia costruttivi, senza creare zizzania, che poi qualche passo falso, magari qualche errore l'ho fatto o ne farò, non lo so, però è tutto sempre centrato per mandare un messaggio che sia costruttivo, cioè magari possiamo essere in disappunto per delle questioni, però che sia una cosa costruttiva per crescere, perché in sostanza io oggi sono quello di Italian BJJ, ok? E per me questo è sicuramente un ritorno, ecco, vorrei lasciare un messaggio, dare il mio contributo per il jiu-jitsu, perché per me è stata una svolta, ok, nella mia vita. Il mio pegno è fare questa cosa che mi piace molto farla, mi prendo tutte le difficoltà, ecco, però ecco, vorrei cercare di lasciare un messaggio che sia una cosa costruttiva. Le enormi difficoltà, sì. enormi. Poi senza poi pistare i piedi a nessuno. Ma questo non è un problema di noi italiani. Niente, Luca, grazie mille, ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Grazie mille Marco, grazie mille. Alla prossima, ciao. Un abbraccione.